Cari miei, sono una donna norvegese. È molto lontana la Norvegia dall'Italia, ma noi, il popolo rom, viviamo ovunque, a queste distanze e anche oltre. Come rom, sai bene quanto sia importante la famiglia per noi. La famiglia è ogni cosa, perché noi non abbiamo nient'altro che la famiglia e la nostra gente su cui poter contare. Senza la famiglia siamo perduti. E come lo vedo io, noi siamo tutti una famiglia, ogni uomo, donna e bambino no. La nostra famiglia, la nostra storia, il nostro destino e la nostra cultura sono quello che ci ha fatto sopravvivere in un mondo non sempre così amichevole nei nostri confronti. Così la storia che ti racconterò sarà molto sull'importanza della famiglia, anche su come le famiglie vengono distrutte dal nostro governo e dalle autorità per uccidere la nostra cultura e il nostro modo di vivere. Quando penso a quanto a lungo ho provato a riunire le persone rom con le loro famiglie, vado molto indietro. Da bambino c'era un orfanotrofio vicino a casa, che era pieno di bambini rom. Era al di là del fiume, ma io lo potevo attraversare quando il freddo invernale ghiacciava l'acqua. Questi bambini mi parlavano in lingua rom, così, anche se giovanissima, capii che noi eravamo in qualche modo in relazione. Non conoscevano i loro genitori e mi chiesero di loro. Così portavo sempre questi bambini a casa con me per giocare insieme. Alcuni di loro poi chiedevano alla mia mamma e al mio papà se potevano aiutarli a ritrovare la loro famiglia. Questo fu per me l'inizio. Avevo circa 10 anni quando dissi per la prima volta a mio padre e mia madre: non hanno genitori, potete aiutarli? Vivevamo in un monolocale, c'era una piccola cucina, ma nulla più. Un giorno, mi racconta mia madre, io avevo invitato a casa addirittura 12 bambini. Alcuni piangevano, altri ricordavano i loro genitori, altri non riuscivano a ricordare la loro famiglia. Comunque, tutti erano disperati e volevano ritornare con i loro cari. In mezzo a tutto questo, mio padre si sedeva e scriveva telegrammi. Non avevamo il telefono e lui scriveva telegrammi per cercare di trovare chi fossero i genitori di tutti quei bambini. Da allora, il lavoro semplicemente continuò così. Sono così tanti i bambini rom che sono stati separati dalle loro famiglie che provare a rimettere in collegamento la nostra gente è il lavoro sufficiente per un'intera vita. A volte la polizia veniva per cercare i bambini scomparsi e provare a riportarli all'orfanotrofio. Quelli erano momenti davvero difficili. Spesso i genitori cercavano di prendere i loro figli e di scappare prima dell'arrivo della polizia. Ora, molti anni dopo, le cose sono cambiate. In effetti, ora è la polizia a mandare a me persone rom. Sanno che io probabilmente sarò capace di assistere coloro che stanno cercando le loro famiglie. Sanno che questo è il lavoro della mia vita. 6 anni fa, per esempio, un ragazzo ha suonato il campanello di casa mia, chiamando il mio nome. Viveva a Mandola, a 50 km da qui. Mi ha raccontato che stava scappando dai suoi genitori adottivi e che cercava di ritrovare i suoi genitori rom. Non era proprio sicuro di essere rom, ma un giorno aveva sentito qualcosa che aveva cominciato a farglielo immaginare. Si sedette in casa mia, mi mostrò molte fotografie. Mi disse che pensava che la sua mamma rom fosse morta e che il suo padre rom fosse un alcolizzato, ma non sapeva proprio chi fossero. Mi disse che una volta lui stesso era andato in overdose con la droga. Mentre parlava, cominciai a sentire qualcosa. Non riesco a spiegarlo, ma a volte mentre parlo con altre persone rom, inizio a sentire cose che mi aiutano a fare collegamenti. Mia madre dice che probabilmente perché ho cominciato a fare questo fin da quando avevo 10 anni. Comunque, iniziai a far vedere a questo ragazzo alcune foto del mio album fotografico. Le foto sono utilissime in questo lavoro. Quando io sono fuori o in giro, mi porto dietro sempre delle foto. Attraverso le foto si riescono a fare i collegamenti.
lui stava seduto lì a guardare, poi si fermava, guardava, si fermava. E dopo aver fatto così tante volte, intuì qualcosa e dissi: penso di aver visto prima quelli ritratti nelle tue fotografie. Guardandole più attentamente, una a una, vidi membri della mia famiglia. Mia cugina nel nord della Norvegia aveva cercato suo figlio per 18 anni. E qui c'era questo ragazzo che pensava che la madre fosse morta per la droga. Telefonai subito a un altro cugino e gli chiesi di chiamare la madre del ragazzo. Tutti quelli che stavano nel mio appartamento in quel momento erano in lacrime. Per me questo non era così strano. Queste cose accadono ogni volta. Venne fuori questo ragazzo, era davvero il figlio di mio cugino. L'avevo visto solo una volta prima, quando aveva solo un mese di vita, appena prima di venire portato via da mia cugina. A volte è molto più difficile rintracciare i genitori delle persone. In passato molti nomi di bambini rom venivano cambiati dal governo per rendere difficile ai genitori il ritrovamento dei loro figli e per i figli di ritrovare i genitori. Magari una ragazza si chiamava Laura, ma quando il governo la prendeva le cambiava il nome in Sandra. Anche le date di compleanno venivano cambiate intenzionalmente oppure perché semplicemente il governo non aveva l'informazione corretta. I bambini venivano presi dagli ospedali o dalle tende in cui erano nati e venivano spediti direttamente agli orfanotrofi, come quello vicino alla casa della mia infanzia. Oggi questo lavoro di riconnessione delle persone con le loro famiglie è molto più facile. Le persone sanno le loro date di nascita e abbiamo un'organizzazione speciale che aiuta bambini e genitori a ritrovarsi reciprocamente. Quando incontrano le loro famiglie per la prima volta dopo anni può essere molto molto bello, ma a volte molto difficile. Se i bambini rom non sono cresciuti nella cultura rom, se hanno vissuto insieme ai norvegesi, imparato la lingua e la cultura norvegese, nel momento in cui entrano in contatto con la loro famiglia rom, questo può essere molto disorientante. Possono avere grandi aspettative sul fatto che sia tutto facile e felice al primo incontro, ma a volte le loro famiglie trovano che sia difficile accettare e a volte farsi accettare. Dopotutto, i ragazzi sono cresciuti in modi così differenti. Parte del mio lavoro ora è stare in contatto con le persone dopo che si sono riunite con le loro famiglie. Se le famiglie non li trattano bene, allora mi assicuro di essere lì per loro. È così importante che qualche attenzione venga presa. Prendo bambini in casa mia ancora oggi. Alcuni bambini vengono dalla strada, altri sono venuti qui da altri paesi o sono cresciuti. Una volta, nel 1999, hanno vissuto con me 32 bambini e ragazzi. Viaggio tanto, così importante che ci sia una buona comprensione tra me e i ragazzi che sono in casa mia. Ho fiducia nei ragazzi che stanno da me. Do loro le chiavi e dico: prendetele, date l'acqua ai fiori, lavate i piatti, dopo mangiato, fate questo e quest'altro, bla bla bla. E loro lo fanno. Do loro fiducia e in cambio loro si fidano di me. Quando incontro rom adulti che stanno ancora cercando le loro famiglie, mi chiedo se una volta erano nell'orfanotrofio, vicino alla casa della mia infanzia. Mi chiedo se possiamo esserci incontrati prima da bambini. Mi chiedo se possono essere stati con me e la mia famiglia in quegli anni. Alcuni l'hanno ricordato. Mi hanno raccontato cosa è significato per loro che una ragazzina e i suoi genitori una volta hanno provato ad aiutarli a ritrovare la loro famiglia. Ci mettiamo a parlare di quei giorni passati e di cosa è accaduto da allora. Ho sempre tante cose in comune con loro. Dopo un po' di tempo ho capito della necessità di organizzarmi. Insieme con altre persone rom abbiamo dato vita a una nostra associazione e abbiamo iniziato a lavorare a livello politico. Questo lavoro è iniziato oltre 20 anni fa e nel frattempo ci sono stati alcuni cambiamenti e, cosa più importante, abbiamo ricevuto attenzione dai politici e dai giornali. Sembra che ci sia qualche mutamento nello sguardo verso il nostro popolo, ma c'è ancora lunga strada da affrontare e tanto lavoro da fare. Si tratta di diritti umani. Si
Siamo umani e vogliamo essere trattati in questo modo. Le leggi del nostro paese sono per tutti, anche per i rom di Norvegia. Sono sicura che c'è tanto da fare anche in Italia. Forse il mio lavoro un giorno mi porterà dalle tue parti e forse potremo incontrarci. Mi auguro saluti Linda Mariana Alexandersen.